dall'indagine sono emerse diverse cose molto interessanti. La prima sicuramente è questa distribuzione dei pazienti miastenici sul territorio, che forse anche noi non avevamo, tra virgolette, così chiara. Molti pazienti miastenici sono seguiti in diverse strutture territoriali, anche con piccoli numeri, quindi anche vicino al domicilio. Però questo richiede sicuramente un concetto di rete molto più ampio. E poi sicuramente è emerso anche l'opinione che i medici hanno sulle nuove terapie innovative, molto varie in questo senso. Come sempre ci sono dei colleghi, diciamo così, molto pronti per affrontare questa nuova sfida, altri magari un pochino meno, ma verranno, come tutte le cose nuove. Però c'è già, diciamo, una discreta sensibilità in questo senso, perché l'altra cosa che è emersa è che appunto queste terapie sono sicuramente un cambio, come dicevo, di paradigma per la gestione della miastenia. Fino all'altro giorno avevamo terapie che ormai usavamo da 20-30 anni, alcune anche con effetti collaterali importanti e non sempre tutte efficaci in tutti i pazienti. Sicuramente è emersa una certa variabilità sia nell'approccio diagnostico che terapeutico. C'è stata ampia discussione, per esempio, sull'utilità di alcuni esami piuttosto che altri e anche a volte sull'approccio così delle terapie standard tradizionali, fin dove ti possono portare e pro e contro, e questo sicuramente ha aperto un dibattito molto ricco sull'importanza di un PDTA a livello nazionale, che poi chiaramente deve essere declinato a livello locale perché la situazione è molto diversa, come abbiamo visto in Italia, ma l'esigenza di avere, diciamo così, al di là delle linee guida, un vero e proprio percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale, direi che è emersa con forza. Ma in realtà, come dicevo, le reti, diciamo così, anche nella teoria delle reti, diciamo, nascono dove già c'è una rete informale presente, alla fin fine. Crearle de novo spesso non è efficace tanto quanto la rete che nasce dove già c'è una rete, diciamo così, fatta di conoscenze, di stima reciproca tra centri, tra colleghi. In Veneto, per fortuna, abbiamo due centri grossi, che appunto sono il nostro di Treviso, quello di Padova, però ecco, forse il collegamento con i centri più piccoli non è così costante, formalizzato, magari c'è sulla base appunto della conoscenza, della telefonata, ma invece forse andrebbe costruita una rete vera e propria. E quindi l'idea di 1/2 centri per regione, a seconda della numerosità ovviamente della popolazione, sicuramente è un'idea importante. Devo dire che appunto a partire di 2 anni di Covid, che hanno bloccato sostanzialmente la possibilità di incontrarci, questo è il primo incontro, diciamo così, importante dopo diversi anni, diciamo, di miastenologi. Non è un termine bellissimo, ma rende l'idea, insomma, di persone un pochino esperte che si occupano principalmente di miastenia, e quindi l'idea di parlarsi, di confrontarsi, di vedere queste possibilità di rete è fondamentale. E oggi credo sia emerso e sia stato un punto importante in questo senso.